E con coach Salvetti del Enic Pino Dragons Firenze, dopo una bella vittoria maturata dopo il primo tempo dominato, comunque con una buona tenuta mentale, un piccolo blackout nel terzo periodo che poteva far pensare un po' al peggio, ma invece c'è stata una bella reazione della squadra e poi ha portato bene la partita a casa. Sì, i ragazzi sono stati molto bravi, hanno fatto canestro, abbiamo fatto 85 punti in casa e credo che se noi realizziamo 85 punti in casa possiamo avere delle buone chance di vittoria. I ragazzi sono stati bravi, però sinceramente noi non abbiamo fatto niente, noi siamo ultimi in classifica, lo siamo dalla prima giornata, lo siamo anche stasera, lo rimarremo probabilmente anche alla prossima giornata, soltanto stasera abbiamo un po' più di speranza, un po' più di fiducia, diciamo dentro questo tunnel vediamo un pochino la luce. Proveremo ad andare a Varese a fare una buona partita, però abbiamo trovato un equilibrio con questa squadra ora, da quando è arrivato Rugolo. Rugolo stasera è stato bravo non solo con i suoi canestri a tre punti, ma è stato bravo a subire falle, è stato bravo a far giocare gli altri. Quindi diciamo ora abbiamo un equilibrio che ci permette di poter giocare questo campionato con speranza. Come giusto ripetevi, il mantra è quello di continuare a crederci nonostante la posizione in classifica sia quella che è da alcuni mesi, però ormai è raggiunto il meno 2 dai playout, è stato ribaltato il confronto con Siena, a differenza canestri, quindi quali sono i propositi da qui per il resto del campionato? Noi dobbiamo cercare di giocarci tutte le partite, anche la trasferta a Varese che sarà molto difficile, le successive partite, deve venire qua Omegna che è la squadra più forte del campionato. Noi dobbiamo stare molto con i piedi per terra, allenarci in palestra, cercare di migliorare il nostro gioco, che è quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane, anche quando abbiamo perso 10 partite in fila provavamo a metterci lì e migliorare. Oggi devo spendere anche una parola per Galmarini, che con mezzo allenamento e visibilmente meno mato ha fornito una prestazione super, perché al di là dei 21 rimbalzi la sua presenza dentro l'area ha impedito a Siena facili tiri da sotto, quindi devo dire che ripeto abbiamo un equilibrio ora, i ragazzi iniziano a crederci, ci proveremo fino in fondo, non so se ce la facciamo, però intanto abbiamo un bel entusiasmo.